Grazie, no, la legge è sicuramente molto opportuna. Chiedo a Marina Tappi, però già vedevo quando parlava della collega di Forza Italia uno sguardo un po' smarrito, e le chiedevo se i tempi, quali saranno quei tempi rispetto a questo tipo di percorso, perché immagino che la legge abbia un percorso anche a volte lungo. E devo dire che nell'immediato, nella quotidianità, noi viviamo a livello regionale una grande disuguaglianza, che in questo caso è degli immigrati, ma che la disuguaglianza è anche delle persone con disabilità, per esempio, con tutte le differenze. Il professore ha ragione prima quando parlava dei diritti, dicendo che ci sono persone di varie etnie che sono più riconosciute di altre, mentre invece l'uguaglianza e le differenze dovrebbero essere uguali per tutti. Detto questo, noi abbiamo una legge 5 del 2004 in Emilia Romagna, che è una legge, diciamo, è stata presa un po' a modello, no? A livello anche di altre regioni, però nella quotidianità la disuguaglianza, la mancanza di diritti è molto forte. Faccio un esempio: noi ci occupiamo di persone in coma alla Casa dei Risvegli con l'Associazione di Amici di Luca, e all'Ospedale Maggiore, per esempio, capita purtroppo che immigrati nell'emergenza vengono ricoverati, ma quando poi da questa emergenza si passa ad un percorso normale di malattia, ovviamente non ci sono i diritti sanitari. Queste persone possono essere ricoverate soltanto in strutture pubbliche, neanche in private accreditate, neanche in universitarie, ed è capitato purtroppo che queste persone invisibili, diventate visibili per la malattia, è capitato una Roma, hanno scoperto che viveva in baracca, la baracca è stata demolita. È capitato che una persona in stato vegetativo ricoverata a Montecatone non ha potuto rinnovare in posta, ecco anche qui il cavillo burocratico, perché era in una condizione di non coscienza il proprio permesso di soggiorno, e è dovuto essere dimessa e andare in situazioni dove ovviamente si ricorre a, come dire, all'umanità delle persone, ma ci vorrebbe una norma, una norma che non fosse basata sul cavillo e sulla burocrazia, ma che fosse invece basata sul senso di equità e di uguaglianza. Grazie.